Buongiorno a tutti e a tutte. Qualche giorno fa Stefano su Instagram aveva chiesto dei conti in rosso della città e quindi avevo promesso che avrei risposto e oggi torno su quel tema. Sappiamo benissimo che la città, nel suo tessuto economico e sociale, sta facendo sforzi enormi, sta vivendo una crisi alla luce di questa emergenza sanitaria che è soprattutto in questa fase un'emergenza economica. C'è bisogno di liquidità, c'è bisogno che la cassa integrazione venga pagata a chi la sta aspettando, c'è bisogno che vengano sbloccate una serie di procedure, c'è bisogno che le nostre aziende possano ripartire. Noi stiamo presentando man mano, come avevo detto, quelli che sono i passi della città nell'ambito della cosiddetta fase 2, quella fase di convivenza con il virus. Abbiamo presentato il piano della mobilità, del verde, ieri il commercio che troverete a breve anche sulla mia pagina Facebook con tutti i dettagli degli interventi, dai dehors gratuiti alla sburocratizzazione, alla possibilità di utilizzare gli spazi aperti. Però oggi voglio spiegarvi in che contesto stiamo operando, perché se è vero, ed è vero purtroppo, che le nostre imprese stanno perdendo di fatturato e stanno vedendo dei costi aumentare e anche, come dire, un'insicurezza dal punto di vista della gestione delle regole, anche noi come comune ci stiamo muovendo in un contesto incerto dove purtroppo anche a noi mancano moltissime risorse. E vorrei darvi qualche numero per inquadrare meglio. Il nostro bilancio vale circa 1 miliardo e 2. Sono le risorse che noi abbiamo, che derivano come entrate dai contributi, le tasse che noi introitiamo dai nostri cittadini. Questo 1,2 miliardi viene ovviamente speso per servizi, dalla raccolta dei rifiuti allo spazzamento delle strade, al taglio del verde, all'aiuto, e in questo momento è particolarmente importante, di chi è in difficoltà, alle persone più fragili. Ecco, questo bilancio si è sempre basato su 1,2 miliardi. Come voi probabilmente ricordate, abbiamo avviato, appena ci siamo insediati, un piano di rientro, perché noi avevamo già un disavanzo dall'inizio di circa 60 milioni di euro. La Corte dei Conti ci aveva detto o andate in predissesto o risistemate i conti della città. Abbiamo fatto un percorso di 4 anni che per la prima volta dopo 25 anni ci ha portato a dicembre a approvare in tempo, nei tempi, il bilancio di previsione. Era il primo bilancio in cui mettevamo di nuovo risorse per gli investimenti, per le manutenzioni, che portava a un equilibrio. È chiaro che quel bilancio è stato travolto dall'emergenza. Il nostro bilancio, che continua a valere in spesa 1 miliardo e 2, ha visto, e abbiamo stimato circa a causa dell'emergenza, un mancato introito di circa 240 milioni di euro. 240 milioni di euro su un bilancio di 1 miliardo e 2 è ovviamente molto molto impattante. Un risparmio di costi che noi stimiamo intorno ai 20 milioni. Quindi se noi abbiamo 240 milioni in meno di entrate e 20 milioni in meno di costi, che sono risparmi, abbiamo un disavanzo stimato intorno ai 220 milioni di euro. Dei 240 milioni circa che ci mancano sono risorse che arrivano dall'IMU, dall'imposta di soggiorno, dalla Tari. Quindi, quando noi decidiamo, come abbiamo fatto, di sospendere ad esempio le utenze per le famiglie e le attività commerciali, quindi non abbiamo chiesto il pagamento della Tari, o quando abbiamo sospeso il pagamento della COSAP, ad esempio per gli ambulanti che non hanno potuto lavorare, o quando abbiamo sospeso l'imposta di soggiorno, non abbiamo chiesto agli albergatori di pagarci l'imposta di soggiorno perché non hanno liquidità e non stanno lavorando, ecco, quello è un sacrificio enorme per la città. Le risorse purtroppo non sono infinite, quindi noi abbiamo fatto questa tipologia di accompagnamento in questo momento difficile. È chiaro che abbiamo bisogno di un supporto da parte delle altre istituzioni e quando avremo un quadro un po' più chiaro cercheremo anche di rivedere se possiamo intervenire nuovamente e soprattutto con che tipologia di aiuto potremmo aiutare, ripeto, le famiglie e le nostre imprese. È chiaro che la città da sola non può farsi carico di questo disavanzo di 220 milioni di euro e la città non può pensare di tagliare i servizi, soprattutto a chi è più in difficoltà, i servizi essenziali e in qualche modo rinunciare al suo ruolo di accompagnamento in questo momento molto difficile per il nostro territorio. E quindi come sindaci, insieme ad ANCI e quindi a tutti i sindaci che rappresentano le grandi città, perché abbiamo tutti questa enorme difficoltà, stiamo lavorando col governo per chiedere una serie di interventi. Nel decreto che è in approvazione dovrebbero arrivare i primi 3 miliardi, 3 miliardi che saranno distribuiti ovviamente sui comuni, che saranno una prima iniezione importante. Vi racconto questo perché noi faremo tutto il possibile, ad esempio la gratuità dei dehors, i servizi che stiamo mantenendo con lo stesso livello nonostante la mancanza di risorse. Ma lo facciamo in un contesto molto molto complicato. Il dialogo col governo è costante, è costruttivo, è aperto ed è chiaro che quando ci chiedete ma quando sapremo se ci sarà uno sconto sulla Tari, ad esempio, lo sconto sulla Tari dipenderà dalle scelte del governo, noi da soli non possiamo abbassare la Tari, perché c'è una norma nazionale che ci chiede e impone che la Tari copra tutti i costi. O quando ci chiedete e mi chiedete quale tipo di intervento farete su una singola imposta o come aumenterete dei servizi, noi siamo facendo quello che possiamo,
nel contesto che vi sto raccontando. Dall'altra parte attendiamo di capire quale sarà l'ammontare di risorse che ci darà lo Stato per capire come intervenire sui singoli settori. È chiaro che il Comune sta soffrendo molto dalla mancanza di risorse, ma voglio dirvi con chiarezza che è altrettanto chiaro che il Comune non rinuncerà, ripeto, al suo ruolo di tutela delle persone fragili e al suo ruolo di accompagnamento. In questo momento la ripartenza deve passare dalle amministrazioni pubbliche, quindi il governo deve fare la sua parte, la regione deve fare la sua parte e la città deve fare la sua parte, immettendo risorse nel sistema economico e certamente non tagliando servizi, mettendo ancora più in difficoltà chi oggi sta già vivendo un momento di difficoltà ed è fragile. Su questo continuerò a aggiornarvi, aspettiamo anche le risposte dal governo, ma state certi che noi faremo tutto il possibile. Una buona giornata a tutti e a tutte.